Buongiorno a tutti, sono Don Flavio, sono un sacerdote della diocesi di Lecce e mi trovo qui a Molfetta dove svolgo il servizio di padre spirituale ai giovani che si preparano al sacerdozio. Siamo in diversi sacerdoti, anch'io seguo personalmente un gruppo di questi seminaristi e poi anche condividiamo con gli altri sacerdoti la formazione qui in seminario. Con questa catechesi concludiamo un percorso che forse tanti di voi hanno seguito sui sacramenti e concludiamo proprio col sacramento della riconciliazione. E all'indomani dell'apertura della Porta Santa in questo anno, in questo Giubileo della Misericordia, penso che non ci sia occasione migliore anche per concludere questo itinerario e anche per introdurci in questo Giubileo della Misericordia. Il sacramento della riconciliazione, allora, tutti quanti noi lo chiamiamo la confessione, tutti quanti noi abbiamo l'abitudine di confessarci, una volta si diceva, era il minimo, almeno una volta all'anno, ma rimane proprio una misura minimale. Perché tutti ne sentiamo l'esigenza, anche se per tanti motivi, alla fine, anche tanti cristiani si confessano poco, o non dico niente, ma insomma, non è proprio un sacramento, diciamo, che si riceve abitualmente, purtroppo. E perdiamo una grande cosa. Perdiamo una grande cosa perché perdiamo una possibilità di crescere nel rapporto con Dio. Perché non si tratta tanto di sollevare la coscienza, di liberarci da ciò che, dai pesi, da tutto ciò che ci può angustiare. Non è soltanto questo un beneficio spirituale o più ancora di natura psicologica, ma la confessione, il sacramento della riconciliazione, fa parte viva, integrante, necessaria del nostro rapporto con Dio. A tal punto che i santi erano quelli che si confessavano più spesso. E senza il sacramento della riconciliazione tutto diventa più complicato, anche il nostro cammino di conversione diventa più complicato. L'adesione a Gesù rischia di essere rallentata se continuamente non facciamo questo bagno di misericordia, e in questo anno della misericordia ce n'è davvero tanto bisogno. Perché allora questa difficoltà? Perché le persone si confessano così di rado? Non vi nascondo che, essendo penitenziere della cattedrale della mia città di Lecce, qualche volta mi fermo ai confessionali lì a confessare e la gente, soprattutto i turisti, si fermano a guardare come se fossi una bestia rara, come se non avessero mai visto una cosa del genere. Tanto ormai è diventato inconsueto trovare qualche sacerdote lì pronto ad accogliere le confessioni dei fedeli. Eppure ce n'è tanto bisogno. Perché oggi c'è questa difficoltà a confessarsi? Perché purtroppo oggi tanta gente ha smarrito il senso di Dio, non vive più il senso della presenza di Dio nella vita. Dio non è più un compagno di viaggio, qualcuno alla cui presenza noi costantemente viviamo. È strano, siamo figli, eppure tante volte viviamo come se fossimo orfani, come se non avessimo un padre, come se non avessimo qualcuno che continuamente ci guarda, ci segue, ci incoraggia, ci dà forza, ci sostiene. Una distinzione che potrebbe aiutarci in questo è comprendere una differenza fra ciò che è il senso di colpa e ciò che invece è il senso del peccato. Il senso della colpa lo avvertiamo tutti, anche chi non crede, perché c'è una coscienza che ci rimorde quando non seguiamo il bene e invece incappiamo in ciò che è male. Tutti questo lo avvertiamo. Chi più chi meno, chi ha una coscienza un po' più vigile, chi ce l'ha un po' più addormentata, ma in qualche modo dentro di noi quando compiamo qualcosa che non va, c'è sempre qualche cosa che si muove. Può capitare anche che a furia di non ascoltare la voce della coscienza, questa voce diventa sempre più flebile, sempre più sottile, fin quasi a sparire del tutto.
Una cosa ben diversa invece è il senso del peccato. Perché? Il senso del peccato nasce, come dicevo prima, dal fatto di conoscere Dio, di saperci amati da Lui. Sapere che Dio ama ciascuno di noi, qualunque sia la condizione, la situazione sociale, il sesso, l'età, anche il grado di santità, possiamo dire, Dio ama ciascuno di noi in una maniera unica, personale, e lo ama immensamente. Soltanto quando percepiamo questo sguardo d'amore di Dio su di noi, sulla nostra vita, quando sentiamo che noi siamo importanti per Lui, quando ci rendiamo conto, e non tutti ci arrivano, che l'amore che ha per noi lo ha portato a salire su una croce. E io posso dire di me, e ciascuno lo potrebbe dire di sé, che se fosse stato necessario versare il sangue solo per quell'unica persona peccatore che sono io, Gesù l'avrebbe fatto. Solo se arriviamo a questa consapevolezza, a questa densità di relazione con il Signore, allora ci rendiamo conto di quanto inadeguata sia la nostra risposta. Ecco allora il senso del peccato. Cosa è peccato? È voltare le spalle a chi ci ama, a chi vorrebbe intrattenere con noi un rapporto di padre col proprio figlio. E invece noi preferiamo altro, preferiamo seguire le nostre strade. Tante volte pensiamo che rendendoci autonomi anche da Dio possiamo essere arbitri del nostro destino, decidere noi della nostra felicità, per poi finire miseramente schiavi di tante altre cose che felicità proprio non ce ne danno. Ecco allora il senso del peccato, recuperare il senso del peccato. Lo possiamo recuperare se recuperiamo il senso di essere amati immensamente da Dio. Allora ogni cosa che si frappone fra noi e questo amore diventa qualche cosa di insopportabile, che non vediamo l'ora di rimuovere, per non dare un dolore al Signore, non soltanto per noi, perché magari ci sentiamo in colpa, ci sentiamo in difetto. Il Signore non punta mai il dito. Il suo sguardo è sempre uno sguardo di misericordia, anzi, Dio ci guarda attraverso la sua misericordia. Non c'è uno sguardo senza misericordia, perché la misericordia non è un atto di Dio. La misericordia è Dio stesso, è l'intimo di Dio. Sono le sue viscere e il suo cuore. Questa è la misericordia di Dio. È da lì che nasce il perdono. E quando noi ci rendiamo conto che un nostro modo di essere in qualche modo può ferire questo amore di Dio, delude questo Padre, allora ecco la necessità di rialzarci, come dice il figlio del prodigo, di ritrovare la strada di casa, di tornare da Lui, chiedere perdono, di buttarci nelle sue braccia. E come per il figlio del prodigo, possiamo anche noi fare l'esperienza che il Signore non aspetta nemmeno che noi concludiamo tutto quello che abbiamo preparato da dirgli, ma ci lancia questo abbraccio di misericordia e ci stringe a sé, come il più tenero dei padri e la più tenera delle madri, perché Dio per ciascuno di noi è padre e madre insieme. E allora, come facciamo noi a prendere consapevolezza, ecco, di questo nostro peccato? Sì, davanti all'amore di Dio, ma chi è che ce lo richiama proprio? Come fa a venire in luce? La consapevolezza del nostro peccato affiora dentro di noi quando noi ascoltiamo la parola di Dio. E attraverso l'ascolto non è semplicemente andando a frugare dentro di noi che noi ci rendiamo conto del peccato. Lì troviamo un sacco di cose che non vanno, certamente, di cose inutili, anche di cose di cui avremmo fatto volentieri a meno. Ma non è questo il senso del peccato. Il senso del peccato viene risvegliato in noi attraverso questo ascolto, dove appunto Dio si fa vicino e percepiamo le esigenze di questo amore.
E quando prendiamo consapevolezza di questo peccato, cosa accade? Cosa dobbiamo fare? Noi oggi sappiamo che tanta gente, anche cristiani, non si confessano perché dicono, pensano, va bene, tanto io chiedo perdono a Dio, ma che bisogno c'è di andare a confessarmi da un prete? Mi metto davanti a Dio, gliene chiedo perdono. Sì, certo, questo è vero, questo va fatto. Anche il sacramento della confessione non è che dispensa dal mettersi davanti a Dio, dal riconoscersi peccatori, dal battersi il petto davanti a Dio. Non è certamente un atto formale quello della confessione. Andare a fare un elenco, se non proviene da una coscienza che si è risvegliata ferita dal peccato. Ecco, però non basta che questo lo facciamo fra noi e noi. Perché vedete, il Signore che ci ha fatto tanti doni, il più grande dei quali è la libertà, cioè quella di scegliere davvero di orientare la nostra vita verso di Lui o malauguratamente verso altro. Dio che ci ha fatto estremamente liberi, una cosa sola non ci ha dato, non ha messo nelle nostre mani, per fortuna, la capacità, il potere di giudicare. Perché noi, proprio perché siamo feriti dentro dal nostro peccato, la useremmo male se Dio ce l'avesse data. Rischieremmo di essere o talmente rigidi nei confronti e scrupolosi, più di quanto forse lo è il Signore nei nostri confronti, e quindi con una tendenza ad autocondannarci e a non sentirci mai assolti, e questo è un estremo, oppure più facilmente potremmo incappare nell'altro opposto, quello di assolverci a buon mercato, potremmo dire, di essere dei giudici di manica larga nei confronti di noi stessi. E magari quanto più siamo a manica larga nei nostri confronti, tanto più poi rischiamo di essere esigenti nei confronti degli altri. Allora, per questo motivo, il Signore non ci ha dato questo potere di assolverci o di condannarci. Questo lo ha riservato a sé, che lo esercita con misericordia. Quindi meno male, è meglio cadere nelle mani di Dio che in quelle degli uomini, diceva Davide. Ecco perché è importante che usciamo da noi stessi per andare a chiedere perdono, proprio come il figlio il prodigo della parabola che tutti conoscete, che dice: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato. Quindi occorre un atto esterno, un atto che indichi una decisione, un bisogno di conversione, di cambiare, e dirlo a qualcuno, non dirlo soltanto a noi stessi. Ci potrebbe sempre rimanere il pensiero, il dubbio: ma Dio mi ha perdonato veramente? Ma non è che mi sono perdonato da solo. E allora è proprio per la pace della nostra coscienza che il Signore ce la fa ascoltare proprio questa parola di perdono. Guardate, io penso che chi ne fa l'esperienza, e tante volte quanto più grave il peccato, tanto più queste parole arrivano come un balsamo. Chi ne ha fatto esperienza lo sa. Dopo aver confessato il proprio peccato, sentire: io ti assolvo, cioè ti sciolgo, ti libero dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è qualche cosa di straordinario. Abbiamo la certezza che davvero Dio ci ha perdonato, che non ci siamo perdonati da soli. E questo per noi è molto importante, direi è decisivo. Dio ci perdona in modo umano. Da quando Dio si è fatto uomo, tutto ciò che arriva a noi lo fa passare attraverso la nostra umanità, perché noi potessimo riconoscerlo, sceglierlo, volerlo, accoglierlo liberamente, consapevolmente. Questo lo ha voluto proprio Dio, e ce lo esprime Gesù nel giorno della sua resurrezione. Conosciamo anche quello che ci raccontano i Vangeli dell'incontro di Gesù risorto con i suoi. Vedete, il perdono è il primo frutto della redenzione. Il primo frutto della redenzione. Ed è il primo dono della Pasqua. Ci viene direttamente da Gesù risorto. È Lui che, apprendo ai Suoi discepoli, dice: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.
ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Allora, noi continuiamo, la Chiesa continua la missione di Gesù nel mondo, perché lo ha voluto Gesù, lo ha voluto il Padre. Noi siamo un segno di questa misericordia di Dio che continua nella storia, perché ogni uomo la possa incontrare. Allora, a chi rimetterete i peccati? Il dono dello Spirito Santo per la remissione dei peccati. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Ed è l'esperienza di una vita nuova, di una nuova libertà, quella che Dio ci fa fare proprio attraverso il perdono che noi riceviamo sacramentalmente. Rimettere i peccati. Rimettere, dicevo prima, sciogliere, liberare. È come la nostra vita che è appesantita, come se ci portassimo dietro tante cose che ci impediscono, ci rallentano nel cammino, e a un certo punto il Signore ce ne libera. Il Signore ci dà la possibilità di riprendere un cammino spedito, veloce, di sostenere il suo sguardo di amore, di non sentirci come Adamo, pieni di vergogna e quindi bisognosi di nasconderci. Chi ha incontrato il perdono di Dio non ha paura dello sguardo di Dio, dello sguardo degli uomini. Tante volte abbiamo timore perché è uno sguardo che giudica, è uno sguardo che si ferma all'esteriorità, anche a quella del peccato, ma Dio no. Dio è mio Padre, Dio entra dentro il mio cuore, Dio sa cosa io ho nel cuore, e Dio, come ci dice San Giovanni nella sua prima lettera, Dio è più grande del nostro cuore. Anche se il cuore ti condanna, Dio è più grande del tuo cuore. Questo è una risorsa enorme. Per questo comprendete, carissimi, che è tutta una storia proprio inverosimile quella di chi dice che il sacramento della confessione è semplicemente uno strumento della Chiesa o di noi preti per tenere soggiogate le coscienze. Non si vuole tenere soggiogato proprio niente. Oltretutto, il perdono che noi diamo non è mica nostro. Non è che noi perdoniamo perché siamo buoni, perché siamo bravi. Noi siamo peccatori che fanno anche loro il loro cammino di conversione. Anch'io mi confesso, anch'io c'è il mio confessore, il sacerdote di riferimento che mi accompagna, al quale posso andare e dire quelle che sono le mie mancanze e ricevere il perdono da Dio. Dio quindi mi guarda sempre con uno sguardo di misericordia e mi scioglie, mi libera. Io penso che l'immagine più bella di questo sacramento è quella che Gesù ci trasmette nella parabola del Padre misericordioso, quella che noi chiamiamo la parabola del figlio prodigo. Questo padre che guarda da lontano, vede arrivare questo figlio lacero, che ha perduto la sua bellezza, la sua dignità. Non gli sta a fare conti in tasca, nemmeno lo compadisce per dire figlio mio come ti sei ridotto. Non gli fa finire nemmeno le parole di scusa che ha preparato, ma dice, da subito un ordine, presto, prendete il vitello grasso, uccidetelo, prendete un vestito nuovo, mettetegli i calzari ai piedi, mettetegli l'anello al dito, l'anello al dito. Verrebbe da dire, come, fra tante cose pure l'anello, ma che senso ha questo anello? L'anello è il segno dell'appartenenza, l'anello serviva per... conteneva il sigillo per autenticare un documento, per dire questo mi appartiene. Allora l'anello al dito è il riconoscimento che quello è figlio del Padre, quell'uomo incappato nel peccato è un figlio che torna al Padre, e il Padre non lo rinnega, ma aspetta per usargli misericordia. Ecco, lo aspetta per usargli misericordia. La storia di tutti noi credenti potrebbe essere raccontata così. Tutti gli interventi di Dio nella nostra vita, nella nostra storia, per donarci, per farci fare l'esperienza della sua misericordia. Tanti santi hanno usato questa espressione, soprattutto l'Apostolo Paolo, e ce la ripete nella prima lettera a Timoteo: ma Dio che mi ha usato misericordia a me, che per l'innanzi, prima ero stato un persecutore, un bestemmiatore, un violento, ma Dio mi ha usato misericordia.
e si è degnato di svelarmi il suo figlio, di farmi conoscere il suo amore. Questo è Dio. Questa è la misericordia che il Signore continuamente usa verso di noi. Ma c'è anche un sacramento, il sacramento ha anche un suo percorso, ha anche una sua logica, c'è anche una preparazione, una disposizione da curare perché questo sacramento della riconciliazione sia quello che deve essere, porti il frutto che Dio si attende. E allora su questo noi ci soffermiamo in una prossima catechesi dove cerchiamo anche di entrare dentro questo sacramento, cerchiamo di comprendere proprio come viverlo nella maniera migliore perché sia una vera esperienza di salvezza, perché ce ne usciamo rinati, proprio come il giorno del nostro battesimo.